Oggi a Roma un importante convegno su un tema caldo, il diritto in Europa e la repressione in Europa. Ormai è un problema che riguarda tutti i paesi e che travolge quello che è stato una delle conquiste di civiltà di questo continente, lo Stato di diritto, l'idea di, appunto, che ci siano dei diritti inviolabili. Cosa succede? Ma succede che ormai lo Stato di diritto è ormai un ricordo per tutti i paesi europei che dentro questa crisi sociale, economica e ambientale che ha colpito tutto il pianeta da diversi anni e dentro la dicotomia guerra-terrorismo si tenta di rispondere con la creazione di stati di eccezione permanente. Gli stati di eccezione permanente non sono altro che dichiarazioni di guerra verso i popoli. Che, in cui vedono i diritti sempre più tagliati, i diritti sociali, ma soprattutto anche i diritti che equivalgono alla libertà personale e alla libertà di movimento, che vengono messi da parte e tutte le lotte sociali vengono criminalizzate. Basta considerare che a Roma negli ultimi tempi, in occasione di manifestazioni di piazza, la Digos come autorità di polizia amministrativa ha comminato sanzioni per presunti episodi di blocco stradale per molte decine di migliaia di euro, e questo è un dato già indicativo che non riguarda solo l'Italia, a mio avviso riguarda una politica decisa a livello europeo. La pubblica amministrazione interviene come autotutela e quindi senza la mediazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria vengono applicate sanzioni pecuniarie che vengono poi oltretutto messe in esecuzione immediatamente. La Francia, che era il paese che aveva resistito alle politiche di Bush anche sul Patriot Act e le politiche di guerra, oggi dichiara lo stato d'emergenza e la guerra globale. Che cosa sta succedendo e cosa si può fare? Sicuramente la svolta francese è una svolta preoccupante perché rischia di costruire un cemento di consenso alla logica securitaria, di far diventare questo elemento di consenso una svolta costituente per l'Europa. Io credo che sia molto grave la reazione della Francia e la chiamata alle armi sostanzialmente di tutta l'Unione Europea. Credo che la logica della sicurezza fatta di Frontex, fatta di guerra, fatta di repressione, sia esattamente quello che dobbiamo provare a ribaltare in questa Europa, perché non è con i fili spinati, non è con la recensione, non è con la repressione che si costruisce la solidarietà di cui c'è bisogno. Il tasso di accelerazione dei processi repressivi è altissimo, basta pensare che solo nell'ultimo quinquennio sono più di 18.000 le persone che sono sottoposte a procedimento penale per lotte sociali. E sono persone che difendono il proprio territorio, dalla Valsusa in Sicilia al Non Mous, ma passando per lavoratori che difendono il posto di lavoro, gli studenti che lottano contro le controriforme studentesche che abbiamo avuto in questi anni. C'è oggi il dato di fatto che ogni lotta sociale viene criminalizzata e viene riprodotta come un problema di ordine pubblico. Invece noi crediamo che le lotte sociali, così come il conflitto sociale, sono il sale della democrazia. Per le strade di Roma, per la metropolitana, ovunque, ci sono mitragliatori e uomini in divisa. Questo clima però ha un consenso che deriva da una paura, che ha delle motivazioni anche vere. C'è stata una strage orrenda, ci sono attacchi continui in tutto il mondo. Come reagire al terrorismo senza cadere nella logica, appunto, della guerra e della sicurezza? Ah, il punto è quello che dicevi tu, il punto è il consenso. Io credo che finché si fomenta la logica della costruzione del nemico, la logica dello scontro tra ultimo e penultimo, quello sì rende tutti più insicuri. E quindi come reagire? Reagire puntando da un lato alla estensione, ampliamento del conflitto, dall'altro portando nelle aule di giustizia, dal punto di vista processuale, la possibilità di far dichiarare l'incostituzionalità, il contrasto di queste norme con i principi fondamentali sia della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo sia con la Costituzione Repubblicana.